Ciao a tutti. Un attimo che accendo lo schermo. Sto aspettando di vedere i vostri commenti. Allora, non capisco perché ancora non vi vedo. Allora, spero di vedervi a breve. Comincio a vedere alcuni commenti. Ecco, vedo Rihanna, Rosaria, Annarita, Cristina. Silvia, Lina, Imma, Teresa, Maria Antonietta, Carmine, Luigi. Eccoci, Moonflower. Che bello! E state velocemente anche aumentando. Allora, prima di dare un ciao Martina, che dice che stavolta ce l'ha fatta. Ciao Rodolfo, prima di dare un saluto ufficiale, facciamo sempre le prove video audio. Ditemi se mi vedete bene, ma soprattutto se mi sentite bene o se sentite frusci. Che a volte ho capito che basta che sposto il microfono se sentite frusci. Grazie Alessandra. Lucia dice tutto ok, Mattia dice sì e sì, perfetto, sì benissimo. Ok. Grazie Teresa. Allora, iniziamo con un saluto più ufficiale. Ciao a tutti, bentornati, benvenuti se siete nuovi, per chi non mi conoscesse io sono Dunia. E siamo qui con la nostra, se non sbaglio, sesta diretta. Ormai abbiamo preso il ritmo. Oggi siamo qui con le previsioni di aprile. Grazie, Elina. Ciao, Gabriele. Sound and video check, ok, perfetto. Oggi siamo qui con una luna crescente nel segno dello scorpione. Io controllo sempre. Ho un calendario particolare che mi mostra tutto. Anche perché devo dire che non è un periodo energeticamente facile, eh? Quindi non so, come state? Ditemi come state, che non ci sentiamo, non ci vediamo da una settimana. Come state? C'è stata una luna piena, c'è stata un'eclissi. Ci sono state diverse cose, credo anche, non so adesso, non ho controllato che ci sia o che ci sarà a breve, un Mercurio retrogrado. Speriamo di non avere problemi con la diretta questa volta. Marilena dice: Dunia, hai messo il coniglietto? Sì, abbiamo una mascotte pasquale. L'ho nominato James. Se rimane in piedi. Perché poi è un uovo coniglio. Ah, qui ci sono persone che dicono di non stare bene. Ciao Stella Rossa. Una giostra questo periodo, è vero, dice Silvia. Inquietudine. Eh sì, io ho anche difficoltà a dormire. Non so voi, vorrei capire se è una cosa generale. Grazie Loredana, che bel commento. La luna piena, dice Annalisa, si è sentita tutta, anch'io l'ho sentita tutta. Mattia dice James Bond, sì, James, anch'io l'ho pensato. L'ho guardato e ho detto si chiama James, poi ho pensato James Bond. Ciao Melania, ben arrivata. Marcello, c'è anche chi dice che ha sogni stranissimi in questo periodo. Alessandra mi ricorda delle candele, brava Alessandra, mi piace farlo con voi, mi piace farlo con voi. Iniziamo ad accendere le candele. È un rituale che secondo me è bello da fare insieme.
Quindi iniziamo proprio ufficialmente adesso. Don dice che ha sentito molto i giorni prima dell'eclissi. Io ho sentito molto quelli prima, durante l'eclissi, quelli dopo. È un po' faticoso, eh? Allora, io direi di iniziare, che oggi le letture mensili sono sempre le più lunghe, perché abbiamo diverse sezioni, eh? Vi ricordo che queste letture quindi saranno lunghe. Lo so che ci sono alcune persone che non amano aspettare se scelgono la terza lettura, però mi raccomando, scegliete intuitivamente le letture. E se avete fatica, se fate fatica ad aspettare, semplicemente potete ritornare dopo un po'. Ciao Stefania, anche se c'è chi ama che stare, di stare qui, c'è un problema di quinto chakra stasera. C'è chi dice che ama stare qui perché in fondo è una forma di intrattenimento la diretta. Allora, iniziamo con le comunicazioni di servizio. Queste letture sono tre letture lunghe, si dividono in tre parti. Questo lo dico per chi non lo sa, abbiamo prima una lettura generale. Poi una parte dedicata per ogni lettura. Abbiamo prima diciamo una intro generale su come sarà il mese di aprile, poi abbiamo una sezione dedicata al lavoro e poi una sezione dedicata all'amore. E qui ci saranno tre sezioni, quindi non fuggite, ci sarà un messaggio prima per i single, poi per chi sta in coppia e poi per chi è in una situazione non chiara o un po' ambigua. Cristina dice che ora si sente male, forse dipende da come mi sposto. Qui mi chiedono cosa significa esattamente scegliere intuitivamente. Distinto no, perché non è tanto distinto no, non è proprio la stessa cosa, perché magari distinto uno viene attratto da un colore che magari in un certo senso è dominante. Intuitivamente significa che ti devi calmare e centrare, come se dovessi ascoltare la tua voce interiore. Ecco perché io consiglio sempre di chiudere gli occhi, perché chiudendo gli occhi si crea uno stacco. Poi quando li riapri, intuitivamente è come se venissi strattonato in una direzione. Il mio microfono fa rumore. Aia. Vediamo se sto ferma. Forse perché mi ha... No, non c'è il filo. Questo è un microfono speciale. Ancora? Ancora sentite rumore? Forse no, a volte succede che se struscia contro i capelli o contro la camicia può fare rumore. Quello che penso anch'io, Luigi. Lo mettiamo più centrale, così stiamo più tranquilli. Che dite? Così è meglio? Adesso non tocca contro nulla, addirittura qui è spostato in avanti. No, non ho collane, non ho nulla. Ok, dicono sempre di sì. Se si sente molto male, ditemelo, perché c'è stata una diretta che effettivamente il microfono strusciava contro la camicia. Poi dipende a volte anche dal materiale, dalle posizioni, quindi magari ricordatemelo, se c'è un momento in cui si sente male, me lo dite, magari io ho una posizione che non aiuta. È strano perché è nuovo. È nuovo. Allora, iniziamo. Iniziamo, ci siete tutti. Qui abbiamo 127 persone presenti e solo 42 like. Mi raccomando, ricordatevi di mettere il like. Per voi è solo un click, per me fa una grande differenza. Aiuta il canale a crescere. Più il canale cresce, più io posso investire nel canale. Allora, se per voi va bene, io inizierei facendovi vedere, secondo me erano i miei capelli, facendovi vedere le varianti. Siete pronti per scegliere la variante? Mirella, ben arrivata. Allora, abbiamo sempre tre varianti.
No, Concetta, la voce non è bassa. Devi alzare il volume, ti garantisco che sto parlando. Questo è un microfono molto molto buono e sto parlando con una voce che secondo me anche i vicini mi sentono. Allora, prima ve li faccio vedere uno per uno e poi ve li faccio vedere tutte e tre insieme. Dicevamo, mi raccomando, scegliete in modo intuitivo. Quindi chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi, poi li riaprite e intuitivamente scegliete la carta, l'immagine che attira di più la vostra attenzione. Ve le faccio vedere come al solito una per una e poi ve le faccio vedere tutte e tre insieme. Allora, oggi la prima variante è la giraffa. La seconda variante di oggi è il fenicottero. E la terza variante è la tartaruga, quella marina. Allora, ve li faccio vedere tutti e tre insieme. Adesso sono terrorizzata, rimango così un po' effetto mummia per non fare il fruscio col microfono. Allora, siete pronti? Queste sono le vostre tre varianti di oggi per le letture di primavera. Prima variante la giraffa, seconda variante il fenicottero, terza variante la tartaruga. Ok, c'è un motivo se le tengo in alto così a lungo, mi raccomando, fate dei respiri profondi, centratevi. Lucia dice: mi tocca aspettare. A volte capita, Lucia. Mi diverte ridere le motivazioni dietro le vostre scelte. Intanto, mentre scegliete, do una comunicazione di servizio. Per chi fosse interessato a fare un consulto con me, questo lo dico perché poi me lo chiedono nei commenti. Basta andare sul mio sito www.theartistofdivination.com. Ci sono due consulti disponibili al momento, quello divinatorio, che è simile a quello che faccio con voi qui su YouTube, e quello sensitivo, che è diverso. Date un'occhiata al sito www.theartistofdivination.com. Danny dice che ha una fobia per le tartarughe, questa non l'avevo mai sentita. Allora, io abbasso. E iniziamo dalla giraffa. Una testuggine, hai ragione, sì. È che io ho tradotto dall'inglese. Allora, iniziamo con la prima lettura. Chi ha scelto la giraffa? Iniziamo da voi. Questa lettura si divide in tre parti. Prima una lettura generale, poi una lettura dedicata al lavoro e infine una sezione dedicata all'amore. Per voi ho la sensazione di dover usare il mazzo di tarocchi primaverile.
andiamo anche a usare questo oracolo. Partiamo dall'oracolo. James, devi stare fermo. Allora, prima lettura, andiamo a vedere come sarà in generale il mese di aprile per voi. Come sarà il mese di aprile? Cos'è importante sapere per chi ha scelto la giraffa? Come sarà il mese di aprile? Come sarà il mese di aprile per chi ha scelto la giraffa? Ne vogliamo una terza, per favore. Troppe. Ce ne basta una, non esageriamo. Una sola. È timida questa terza carta. La estraiamo così. Ok. Vediamo anche i tarocchi. Mi rendo conto che quando mescolo le carte l'attesa è più lunga, però io mi devo a volte fermare quando intuitivamente sento che posso fermarmi. Ciao Roxy! Allora, prima lettura, come sarà questo mese di aprile per chi ha scelto la giraffa? Carte importanti, direi apocalittiche. Ve le mostro mentre parlo, ve le mostro. Allora, partiamo dai tarocchi. Il mese di aprile, per voi della giraffa, si apre con un 3 di bastoni. C'è un'attesa. C'è un'attesa, è come se aspettaste un qualcosa. Aspettate una persona o aspettate una notizia? Nel frattempo, due di denari vi sento molto impegnati in questo mese di aprile. Ora, quello che aspettate in qualche modo arriva, ma arriva in modo scioccante perché abbiamo una torre come carta centrale. Quindi questo mese di aprile vi sciacquerà a dovere. Ci sarà, come dire, un evento shock, però. Però questo shock, 7 di coppe, qui si vede una donna che è di fronte a una vetrina e sceglie dei fiori, come se guardasse tanti mazzi di fiori. Questo shock vi è come se togliesse una patina di illusione, come se vi aiutasse a vedere la realtà per quello che è. E questo è positivo. Perché la fine del mese si conclude con il sole. Quindi non solo a fine, diciamo più che la fine di aprile, direi la seconda metà di aprile avrete una chiarezza che non avete avuto da tempo. Una chiarezza anche rispetto, Regina di Coppe, alle vostre emozioni, rispetto al flusso da seguire. Quindi questa torre fa un qualcosa di assolutamente positivo. Ho la sensazione che devo tirare un'altra carta per questa torre. La torre è sempre una carta traumatica, però in realtà è una carta che ci dice che si conclude un processo. Sì, è vero che avviene il crollo della torre, ma la torre stava già crollando.
Quindi è come se fosse sempre l'ultimo atto teatrale, quello che spazza via tutto, quello che spazza via quello che non ci serve. E ricordiamoci che nei tarocchi dopo il 16 c'è la stella, dopo la torre c'è la stella, quindi dopo un evento scioccante come quello della torre, è come se ci si potesse in qualche modo dare dei nuovi obiettivi e riemerge la speranza. Vorrei un'altra carta per la torre, per favore. Il 6 di bastoni, le uscite vincenti. Qualunque sia questa notizia, questo evento scioccante che arriva secondo me nella prima metà di aprile, in realtà vi mette in un'energia molto più dinamica, un'energia d'azione. 6 di bastoni, carta dei vincitori. 6 di bastoni, carta che fa riferimento non soltanto ai segni di fuoco, ma fa riferimento un po' al terzo chakra, come se foste più determinati, più attivi, più determinati. Quindi questa torre, tra l'altro, viene dopo il 3 di bastoni e qui nel 3 di bastoni si vede un uomo che guarda un campo di fiori e aspetta. È come se smetteste di aspettare, non aspettate più. E abbiamo il sole e il 6 di bastoni, quindi la seconda metà di aprile per voi sarà una seconda metà brillante. Ora c'è un altro messaggio perché io avevo tirato le carte degli oracoli. Qui c'era tristezza e si vede questo gufo nella notte. Poi c'era la carta uomo, e qui potrebbe essere uomo o donna, non ha importanza. E poi la scelta. Secondo me viene spazzata via anche una della tristezza che non vi serve più con questa torre. Come se vi trovaste poi, tra l'altro, di fronte a una scelta. Ho tirato una carta per questa scelta e è uscito il matto. Quindi questa scelta vi mette di fronte a un nuovo inizio. E mi piace perché il matto è, e dopo abbiamo il cavaliere di denari, il matto è una carta di grande leggerezza. È una carta che ci dice che rinizia un viaggio e lo si fa senza pesi, senza zavorre, senza problemi, senza tristezze, senza emozioni negative. Quindi vi alleggerite tanto nel mese di aprile. Quello che mi piace è che poi abbiamo un cavaliere di denari. Quindi lentamente, ma in modo sicuro, perché il cavaliere dei denari è quello che arriva sicuramente a destinazione, mentre il cavaliere di bastoni cambia direzione perché è curioso e magari pensa, guarda, quasi quasi vado di là, il cavaliere di coppe è un idealista e si perde nei suoi sogni, il cavaliere di spade magari fa delle questioni di principio, il cavaliere di denari se ha un compito arriva a destinazione, ci arriva sicuro. Quindi è come se iniziaste un nuovo viaggio nella seconda metà di aprile e lo fate in modo sicuro. Ho la sensazione, James non vuole stare in piedi, che ne devo tirare un'altra però. Sette di spade in posizione positiva, non capita spesso dopo il cavaliere di denari, è come se vi ingegnaste, come se trovaste delle soluzioni non convenzionali ai vostri problemi nella seconda metà di aprile. Quindi la seconda metà di aprile sarà assolutamente positiva. Andiamo a vedere cosa hanno da dirci le carte rispetto al lavoro. Allora, vediamo cosa avete bisogno di sapere rispetto al lavoro e alle finanze. Qui mi dicono che si sente male. Grazie. Poi lo controllerò questo microfono. Non lo so perché fa così.
Ancora? Lavoro e finanza. Si sente il, ok, si sente il fruscio quando parlo. Vediamo un attimo. Adesso è migliorato l'audio? Qualcuno mi dica se è migliorato. Mi dicono che non è migliorato. È tollerabile, non è migliorato. E se lo appoggio qui, si sente meglio o si sente peggio? Messo il microfono sul tavolo, si sente meglio o si sente peggio? Mi dicono peggio. Lo spengo e lo riaccendo. Adesso l'ho spento e l'ho riacceso. Intanto tiro giù le carte. Non è migliorato. Non so cosa fare. Fatemi intanto tirare giù le carte, eh? Vediamo se migliora il lavoro. Allora, tiriamo giù. Tiriamo giù intanto le carte sul lavoro e sulle finanze. Eh no, questa cosa mi scoccia, è brutto avere un microfono nuovo che non costa neanche poco e dà problemi. È lontano dal collo, non struscia neanche contro il collo. Tiro giù le carte. Addirittura peggio. Questa cosa non ci piace. Questo è Mercurio retrogrado. Allora, vediamo il lavoro intanto. Fatemi tirare giù le carte. Eh sì, infatti mi lamenterò a Meris perché era nuovo. Allora, riproviamo, lo metto sul tavolo.
Io inizio a parlare, vediamo se intanto migliora, se va un po' meglio la cosa. Allora, andiamo a vedere il lavoro e le finanze. Allora, con un 8 di spade io vedo preoccupazioni, pensieri per quanto riguarda le finanze, ma ricordiamoci che quando ci sono carte di spade si tratta di pensieri, non si tratta di realtà. La sensazione di non poter uscire da un circolo vizioso, la sensazione di si sente malissimo, mi dice Melania. C'è chi dice meglio e chi dice malissimo, si sente male piano. Allora, il problema è che se tolgo l'attacco del microfono, dobbiamo andare senza microfono. Addirittura prima era meglio. Ok, allora non lo teniamo giù. Lo chiudiamo e lo riaccendiamo. E se no lo togliamo. Lo togliamo e vado senza microfono. Però devo staccare anche da lì, dalla. Allora, meglio o peggio? Ultima prova. Meglio o peggio? Ditemi se si sente male, tutti dicono male. Questo è il bello della diretta, si sente veramente male. Allora, addirittura peggio, sempre disturbato. Allora dovete aspettare un secondo perché stacco tutto e proviamo senza l'attacco del microfono. Dovete aspettare un attimo però. Come va adesso senza microfono? Adesso senza microfono? Andiamo senza microfono? Perfetto, senza microfono. Ma che dobbiamo fare? Ok, no, non ci, Maria Teresa, non ci può essere rumore perché alla peggio mi sentite un po' bassa come voce, ma sto praticamente gridando. Tante persone mi stanno dando l'ok, allora io direi di proseguire perché sennò qui stiamo un quarto d'ora solo per il microfono. Mi sembra che ci sono tanti sì. Allora, ritorniamo al lavoro per la prima lettura. Il fruscio qui lo sentono lo stesso. E allora è un problema di linea. Io direi di proseguire. Non so cosa fare se è un problema di linea. Addirittura peggio.
Allora, a me sembra che molte persone mi hanno detto di sì, quindi io continuerai così. Non starei qui un altro quarto d'ora. Ok, allora, proseguiamo. Lavoro per la lettura 1. Dicevamo 8 di spade, pensieri, preoccupazioni, ansia, rispetto al lavoro. Rispetto al lavoro, però, con un diavolo, queste preoccupazioni e queste ansie, mi tocca censurarlo questo diavolo, non si sa mai perché sembra quasi nudo. Con il diavolo, queste preoccupazioni non sono in un certo senso legittime, non sono reali. È come se aveste paura, soprattutto secondo me nella prima metà di aprile, di 10 di denari, di non avere tutto quello che vi serve. Come se aveste paura di non essere stabili lavorativamente, soprattutto nella prima metà del mese. 10 di bastoni potrebbe essere anche che alcuni di voi si sentano sovraccaricati di lavoro nella prima metà del mese, ma le cose vanno migliorando nella seconda parte del mese di aprile lavorativamente. Ora, perché vi ho detto che secondo me le vostre preoccupazioni non sono fondate? Perché poi ho tirato anche delle carte da un oracolo che dice: sì, siate cauti con le spese. Questa carta dice, parla di cautela. Ma comunque nel mese di aprile il successo vi troverà e ci saranno anche dei riconoscimenti sul lavoro nel mese di aprile. Quindi le preoccupazioni in un certo senso sono infondate, come se voi aveste paura, o perlomeno alcuni di voi avessero paura di non farcela, di non arrivare brillantemente a fine mese, in realtà ci saranno, secondo me, del resto avevamo anche un sole. E un 6 di bastoni nella prima parte, nella parte generale, ci saranno dei riconoscimenti importanti sul lavoro. Promozioni, bonus, somme di denaro. Questa è una carta che può significare tutte queste cose. Ora, voi siete tante persone, quindi sarà diverso per ognuno di voi. Se andiamo a vedere invece le finanze nello specifico, qui abbiamo un cavaliere di spade e un 6 di spade, come se vi vedessi. Vediamo in che direzione andare. Come se vi vedessi cambiare direzione per quanto riguarda le finanze. Allora, potrebbero arrivare delle comunicazioni dal passato rispetto alle finanze, quindi che può riguardare con un giudizio un 6 di coppe, un qualcosa che può riguardare un'eredità. Un qualcosa che può riguardare una somma di denaro che finalmente in qualche modo viene consegnata in un certo senso. È come se ci fosse una comunicazione ufficiale che riguarda le finanze nel mese di aprile. È come se arrivassero dei soldi che in qualche modo 6 di spade vi fanno allontanare dalle vostre preoccupazioni. Fatemi controllare una cosa. Sì, ok. Quindi in realtà economicamente ci sono delle novità importanti col giudizio, che vanno in qualche modo a rimettere in ordine un aspetto del vostro passato, un aspetto che riguarda le finanze del vostro passato. Qui mi chiedono anche un contratto indeterminato, potrebbe essere Lina, con la carta riconoscimenti potrebbe anche essere. Quindi sicuramente le ansie le trovo ingiustificate sul lavoro. Oddio, potrebbero essere legate alla quantità di lavoro il 10 di bastoni, ma ricordiamoci sempre che il 10 di bastoni è una carta che ci dice che sì, le cose sono faticose. Quest'uomo trasporta in questo caso trasporta dei fi no, trasporta dei limoni, come se trasportasse qualcosa di molto pesante,
ma in realtà col 10 di bastoni si è un passo dalla vittoria. Quindi vi vedo bene lavorativamente ed economicamente. Ho la sensazione che devo tirare una carta da qui. Qui mi fanno una domanda per chi è disoccupato. Adesso te lo dico. È uscita la carta speranza, qui si vede un uomo che semina, che pianta più che semina, che pianta un albero, che sembra secco ma rifiorisce. Per chi non ha lavoro, diavolo e 8 di spade, uscite dall'ansia del non avere lavoro, 10 di denari si può, col 10 di bastoni, queste sono due carte conclusive, no? Si può raggiungere l'obiettivo. Quindi se cercate, sì, se andate oltre i vostri pensieri che vi stanno limitando e l'abbattimento, perché l'otto di spade è un po' quel pensiero circolare, Dio non ce la farò mai, troverò mai lavoro, oddio arriverò a fine mese. Se vi liberate di quest'ansia e vi concentrate attivamente, magari faticosamente, ma c'è il potenziale anche per trovare lavoro. Sicuramente economicamente ci sono novità in arrivo, è come se si rimettesse in ordine una situazione del passato a livello economico, magari anche debiti in alcuni casi. Va bene, andiamo a vedere l'amore? Qui mi chiedono per chi studia. Per chi studia è la stessa cosa, con un 10 di bastoni e un 10 di denari c'è la possibilità di raggiungere gli obiettivi, c'è la possibilità di superare gli esami. Si tratta sempre di 8 di spade, di superare quelle ansie, di superare i pensieri. Allora, andiamo a vedere l'amore per voi del gruppo 1. Andiamo a vedere prima un messaggio per i single. Single, ci siete? Chi sono i single della lettura a giraffa? Giovanni, non ce l'ho più il microfono, l'ho tolto, sto praticamente gridando. Penso che anche i vicini in questo momento sentano questa prima lettura. Allora, andiamo a vedere l'amore per i single. L'amore per i single, cos'è in arrivo per voi nel mese di aprile? Io sospetto che fosse la connessione il problema, più che il microfono. Ciao Gian Giacomo, benvenuto. Sì, devi ascoltare questa. Questa è una lettura per i single. Sì, Daniela, siamo alla prima. Allora, single, vediamo cosa avete bisogno di sapere. Bello, molto bello. Allora, qui ci sono due diversi messaggi. Oggi sto tirando tante carte.
Le farò diverse, intuitivamente diverse. Allora, per voi single, non vi mancheranno le opzioni, nel senso che con un asso di bastoni e il paggio di coppe è primavera in amore, nel senso c'è la possibilità di incontrare qualcuno, c'è la possibilità di ricevere degli inviti. Col due di denari ho la sensazione che ci sarà un po' l'imbarazzo della scelta, eh? È come se poteste optare per due diversi spasimanti, o perlomeno è come se ci fosse, come se flirtasse con due diverse persone. Non sento, la mia sensazione è che il flirtare con diverse persone vi serve per sentirvi meglio. Qui abbiamo due carte, potere e speranza. È come se questo flirtare vi preparasse per un qualcosa di più importante. Quindi come se ci fossero quasi due cotte nell'aria, ma qualcosa di leggero, perché poi abbiamo la carta leggerezza, la piuma. Quindi è come se vi servisse entrare in questa, in quest'umore un po' così giocoso, flirtoso, nel mese di aprile. Consideriamo anche che sì, direi che il paggio di coppe è la piccola cotta, è l'asso di denari, scusate, non ho detto asso di bastoni, l'asso di denari è come se ci fosse piccoli passi, piccole comunicazioni, due di denari. Presto per dire se una di queste chiacchierate, una di queste flirtate diventi un qualcosa di più, però sicuramente vi servono, vi alleggeriscono leggerezza e vi portano della speranza in amore. Quindi è come se cambiasse totalmente energia. Ho un altro messaggio che devo dare ad alcuni di voi. Alcuni di voi. Qui abbiamo la carta che dice pausa e si vede quest'uomo che fa così con la mano, no? Pausa. E qui abbiamo il triangolo amoroso. Fermatevi in tempo prima di entrare in un triangolo amoroso. Questo è un messaggio solo per alcune persone. E qui mi arriva un messaggio, perché abbiamo la carta che parla di tradimento. La devo censurare. Qui si vede una donna con delle frecce con delle frecce nella schiena. Questo messaggio solo per alcuni di voi. Non fate agli altri quello che non vorreste venisse fatto a voi. È una parentesi, questo potrebbe essere un messaggio per 3-4 persone. E qui infatti abbiamo la carta relazione discreta. È come se questi due giovani si nascondessero sotto un ponte per incontrarsi. Quindi attenzione, non entrate, questo è un messaggio solo per alcune persone nel mese di aprile, non entrate in una dinamica triangolare. Andiamo a vedere per chi sta in una relazione. Per chi sta in una relazione. Prima lettura. Per chi sta in una relazione, cosa avete bisogno di sapere? Siamo ancora alla prima, è durata tanto perché abbiamo avuto problemi di audio. Allora, per chi è in una relazione. Esplosive! Allora, la persona con cui state, per la persona con cui state, siete il mondo intero. Asso di coppe è il mondo. Questa persona ha dei forti sentimenti per voi, in alcuni casi proprio vi ama proprio. Voi vi sentite forti. Abbiamo addirittura la carta della forza, l'ho detto senza pensare, qui abbiamo la forza al centro. Ma voi siete nell'energia del 6 di bastoni, quindi nel mese di aprile vi sentite forti grazie a questo sentimento.
Il paggio di spade mi fa pensare sotto la forza che verranno dette cose importanti, ci saranno delle comunicazioni importanti che daranno forza a questo rapporto e vi daranno forza. Ho anche la sensazione che l'altra persona vi incoraggerà nel mese di aprile, soprattutto 8 denari per quanto riguarda il lavoro. Un messaggio, una breve parentesi per alcuni di voi, visto che è uscita la carta gelosia, non siate gelosi. Non ne avete motivo, perché la persona con cui state vi ama moltissimo. Quindi è giusto, visto che è uscita la carta comunicazione, è giusto parlare delle vostre insicurezze, se ce ne sono. Carta bilancia, dovete trovare un equilibrio perché non avete motivo per essere ansiosi. L'altra persona vi ama moltissimo, per l'altra persona siete il mondo intero. Andiamo a dare un messaggio per chi si trova in una situazione invece non chiara, ambigua, sempre nella prima lettura. Vediamo per chi si trova in una situazione non chiara, che cosa avete bisogno di sapere. Regina degli Inferi dice che non ama i triangoli. No, ma secondo me quello è un messaggio mirato per pochissime persone, non ti preoccupare. Qualcuno aveva bisogno di sentirlo. Era un messaggio forte. Allora, per chi si trova in una situazione non chiara, ambigua, ho sentito l'altra persona dorme. Questo è il messaggio canalizzato che mi è arrivato. E poi ho visto questo 4 di spade dove si vede questa donna che dorme effettivamente. Quindi l'altra persona non è molto consapevole. L'altra persona è in un'energia così un po' dormiente, un po' passiva. La persona con cui avete a che fare o la persona che è nei vostri pensieri. Soprattutto... Visto che sotto il 4 di spada abbiamo il 10 denari, che io lo chiamo la famiglia perfetta, è come se questa persona non sapesse realmente, che cosa fare, che cosa pensare, anche rispetto all'avere o non avere una relazione. Allora, qui c'è un messaggio, se, visto che è uscita la carta del dispiacere, qui si vede uno schiaccianoci che schiaccia un cuore. Se con questa persona vi rendete conto nella prima metà del mese di aprile che c'è più dispiacere che altro, forse è il caso, visto che c'è il matto, di ricominciare da capo, di rimettersi in gioco. Altrimenti, in ogni caso, mi verrebbe da dirvi, per avere maggiori attenzioni da questa persona che in un certo senso dorme, in un'energia dormiente, matto, cavaliere di bastoni, intanto andate per la vostra strada, fate le vostre cose, non vi fermate, mettetevi in gioco, spostatevi, viaggiate, incontrate altre persone, perché questa persona è un po' in un mondo fantastico, come se avesse bisogno di una svegliata. Ho la sensazione che questa persona deve uscire un po' dal mondo dei sogni e deve agire in un modo più concreto. Quindi con le parole, secondo me le parole in questo caso non bastano. È come se questa persona dovesse vedere che se non si dà una mossa in qualche modo voi andate in un'altra direzione. Va bene? Questo era il messaggio per chi è in una situazione... non chiara, ambigua.
E direi che questo è tutto per la prima lettura. Spero che siate contenti. Direi di passare alla seconda lettura. Allora, chi c'è per la seconda lettura? Chi c'è qui per la seconda lettura? La seconda lettura è il fenicottero. Chi sono i fenicotteri? Allora, per voi cambiamo assolutamente mazzo di tarocchi. Ho la sensazione che devo usare questo. Iniziamo subito con l'oracolo. Sta iniziando ora la seconda variante. Fenicotteri al rapporto. Melania, sì, lo so, ti avevo letto nella community. Allora, andiamo a vedere per voi come sarà in generale il mese di aprile. Cosa avete bisogno di sapere? Allora, tiriamo giù anche i tarocchi. Sono uscite delle carte molto particolari. Come sarà il mese di aprile per chi ha scelto il fenicottero? Vediamo cosa avete bisogno di sapere. Allora, la prima metà del mese di aprile, nella prima metà del mese di aprile, conquisterete col 6 di bastoni e l'8 di spade dei timori, delle paure. Qui si vede un uomo che sta in una prigione, nella prigione della sua mente. Avete il potenziale di stare nell'energia della regina di bastoni, che è la regina più libera e indipendente. Ma qui abbiamo questo 8 di spade che è come se vi mettesse in prigione. Quindi questo 6 di bastoni vi dà la possibilità di riscattarvi, di liberarvi di pensieri che riguardano 6 di coppe, il vostro passato, che non vi aiutano. Perché i vostri pensieri 4 di coppe non vi permettono di vedere quello che avete, quello che vi arriva. Apriamo una parentesi per alcuni di voi. Per alcuni di voi. Visto che è uscita la carta inverno ed è uscita la carta rottura, se c'è stato un evento che vi ha creato dispiacere, che vi ha creato dolore durante l'inverno, è arrivato il momento di metabolizzare questo dolore. Carta bianca, avete la possibilità di fare quello che vi pare con questo dolore, come se poteste finalmente liberarvi di un qualcosa che non vi serve più, un qualcosa che è successo quest'inverno. Qualsiasi cosa sia, può riguardare l'amore, può riguardare il lavoro, può riguardare le finanze, è successo un qualcosa quest'inverno che vi sta condizionando e finalmente nel mese di aprile vi liberate di questa pesantezza, del peso di questa rottura, del peso di questo dolore.
Perché è come se vi stesse trascinando dietro questa rottura invernale, vi ripeto, può riguardare anche le finanze, può riguardare il lavoro, può riguardare la famiglia, in alcuni casi anche la rottura con un'amicizia, come se vi stesse inutilmente trascinando un dolore. Le carte vi dicono carta bianca, potete farci quello che volete con questo dolore. Non deve più ingombrare la vostra mente, perché altrimenti, 4 di coppe, non vedete quello che è in arrivo. La sensazione è che devo tirare altre 3 carte. Avete un potenziale immenso, perché stare nella regina di bastoni significa avere a disposizione tanta creatività, significa avere a disposizione l'energia per manifestare un qualcosa di diverso. Invece ci sono questi strascichi dell'inverno che vanno in qualche modo, no? Mi viene anche da pensare con la carta bianca che potete voltare pagina. È una storia che adesso in primavera non vi appartiene più. Voltate pagina. Non ve la trascinate dietro. Qui c'è un altro messaggio per voi per quanto riguarda il mese di aprile e le relazioni in generale. Evitate i conflitti. Paggio di spade, 5 di bastoni. Evitate i litigi. La forza non sta nello scontro. È come se doveste imparare nel mese di aprile a imparare ad avvicinarvi agli altri in modo diverso. 2 di coppe. Forse questo dolore dell'inverno, questi strascichi dell'inverno, vi fanno avere un atteggiamento che potremmo dire passivo-aggressivo. Non avete bisogno di questo atteggiamento passivo-aggressivo. 2 di coppe, potete incontrare l'altro, ma dico l'altro in generale. Potete incontrare l'altro in un modo diverso. Anche perché litigare o confrontarsi con ostilità o utilizzare l'aggressività non vi rende forti, vi indebolisce in questa fase. Dovete entrare in un'energia diversa. Pensate, ho ritirato altre 2 carte, sono uscite le stesse. 4 di coppe e 6 di bastoni. Se rimanete nel litigio, se rimanete nell'energia del conflitto, non ne uscite vittoriosi. È come se alimentaste una negatività di cui non avete bisogno. La vittoria sta semplicemente nel riconoscere ora quello che avete, ora quello che vi serve, ora quello di cui avete bisogno. Quello che è successo durante l'inverno non vi appartiene più. È una storia passata. Qui mi dicono addirittura in alcuni casi è una storia di qualcun altro. Cioè, come se l'altra persona, magari avete avuto dei conflitti con qualcuno, non ha importanza di chi si sia trattato, è come se non vi riguardasse più, una storia di qualcun altro. Se l'altra persona vuole andare in giro a raccontare quello che è successo, bene, che lo faccia, ma non vi appartiene più. 6 di bastoni, entrate in un'energia diversa. Questo è per tutti, eh? Non si deve per forza trattare di amore, si può anche trattare di conflitti in famiglia, si può trattare di conflitti sul lavoro, di tensioni sul lavoro, c'è un qualcosa che assolutamente non vi serve più. Dovete entrare nell'energia della regina di bastoni. Andiamo a vedere il lavoro. No, Melania, non è questo il senso della lettura. Andiamo a vedere il lavoro. Lasciatevela alle spalle questo
questo conflitto invernale. Siamo in primavera, non vi appartiene più. Scioglietelo al sole. Perché con la regina di bastoni potete fare quello che vi pare. Allora, lavoro e finanze. Allora, professionalmente alcuni di voi inizieranno un qualcosa o hanno da poco iniziato un qualcosa e dovranno lasciare, guardate, qui si vede il paggio di bastoni e si vede questo ragazzo che è come se avesse una piantina, no? Tra le mani. E poi abbiamo l'otto di coppe, qui si vede un uomo che va sulla strada e lascia un qualcosa alle sue spalle. È come se doveste lasciare andare degli aspetti di un lavoro, come se doveste... Secondo me nella prima metà di aprile è come se arrivaste, ecco così, alla conclusione che alcune cose su cui stavate lavorando non vi servono più e si possono tranquillamente lasciare andare. È come se venisse fatta pulizia, è come se venisse fatta una selezione. In alcuni casi potrebbe essere per alcuni di voi che abbiate iniziato un qualcosa e a causa di... sacerdotessa, troppi segreti, troppi misteri, troppe cose incomprensibili, è come se doveste lasciare andare un qualcosa. Però l'otto di coppe ci dice sempre che si lascia andare un qualcosa per andare verso un qualcosa di meglio. Quindi il messaggio che tra l'altro mi arriva canalizzato è questo: non vi attaccate troppo alle idee. Magari avete lavorato tanto su delle idee, queste idee si stanno trasformando o mentre ci state lavorando su vi rendete conto che delle cose non funzionano più e che bisogna adottare nuove strategie. Non rimanete troppo attaccati. Guardate qui la piantina, ha delle idee che non hanno il potenziale di crescita. Magari questa idea può andare in un'altra direzione o magari può essere sostituita da una nuova idea. Otto di coppe, lasciate andare i particolari che non vi servono per abbracciare un qualcosa che fa più al caso vostro. La sacerdotessa ci dice anche che dovete seguire il vostro intuito lavorativamente, professionalmente nel mese di aprile. Comunque lavorerete tanto, eh? Otto di denari, lavorerete tanto nel mese di aprile. Luigi, sì, la regina di bastoni era riferito a tutti voi, è un'energia. Tanto lavoro manuale per alcuni di voi. Chi fa lavori manuali è in un certo senso è favorito nel mese di aprile. Ho capito, la prima parte del mese di aprile sarà quasi un mese professionalmente di scrematura, scremerete tanto. Quindi anche i progetti grossi, a un certo punto è come se vi doveste fermare e dire ok, questo sta funzionando, questo ci piaceva tanto, era un'idea bellissima ma non sta funzionando, ce ne dobbiamo liberare. È un po' questo il senso. Però il lavoro duro, qui abbiamo due carte che parlano di lavoro duro, il lavoro duro verrà ripagato, qui c'è una carta che dice success will find you. Il successo vi troverà. Il lavoro duro verrà ripagato. E ci saranno dei cambiamenti importanti sul vostro percorso lavorativo, in meglio. E infatti qui ritorna questo messaggio. C'è la carta della volpe che dice di stare attenti a... Unfulfilled significa quello che non vi soddisfa, quindi presterete attenzione a quello che non vi torna, a quello che non vi soddisfa e farete dei cambiamenti necessari. Ed è lì che arriverà il successo e anche per voi è uscita la carta dei riconoscimenti, è saltata proprio fuori.
Quindi non rimanete attaccati alle primissime idee. È vero che a volte la prima intuizione è la migliore, quasi sempre la prima intuizione è la migliore, ma nel vostro caso sarà necessario fare dei cambiamenti, degli aggiustamenti. Economicamente, 9 di spade, tante preoccupazioni perché siete un po' 6 di coppe. Magari siete preoccupati perché il recente passato non è stato brillante economicamente, questo potrebbe essere un messaggio solo di voi, o perché ancora vivete in delle paure del vostro passato. Faccio degli esempi. Magari 5-6 anni fa siete stati precari o avete avuto grandi problemi economici ed è come se ancora soffriste di queste ansie del vostro passato. In realtà, secondo me, non avete granché da temere nel mese di aprile. Cinque di coppe e temperanza. In questo gruppo, nel gruppo fenicottero, ci sono persone che devono guarire degli aspetti, ma mi viene quasi da dirlo a livello emotivo, a livello psicologico, che riguardano il lavoro e le finanze. C'è del dispiacere, c'è troppo dispiacere, non avete bisogno di questo dispiacere né per quanto riguarda il lavoro né per quanto riguarda le finanze. E lo so che alcuni di voi diranno, ma io non c'ho lavoro, non riesco a trovarlo, ma non ho abbastanza soldi, non arrivo a fine mese. Ok, 5 di coppe, questa è una carta un po' luttuosa, non vi aiuta a stare in questa energia. E lo so che è difficile. Però temperanza è come se doveste in qualche modo andare a guarire dei blocchi che riguardano il lavoro e le finanze. C'è la possibilità, 10 di bastoni, di raggiungere i vostri obiettivi, magari faticosamente. Qui si vede una vecchia signora che trasporta un carico notevole, ma il 10 di bastoni è una carta dei raggiungimenti, quindi si può arrivare all'obiettivo. Qui mi chiedono, è per chi vuole cambiare lavoro, con l'8 di coppe puoi cambiare lavoro? Assolutamente sì, 8 di coppe è una carta che ci dice che lasci andare un qualcosa per andare verso un qualcosa che ti piace di più. Guardate, c'è la luna sotto il mazzo e qui vuol dire che ci sono degli aspetti profondi a livello inconscio che influenzano il vostro lavoro e le vostre finanze. Chiediamo un consiglio al volo. Dovete uscire da quell'energia luttuosa di carestia del 5 di coppe. Infatti sì. Guardate, un consiglio veloce per chi sta facendo veramente fatica col lavoro e le finanze. 10 di spade, la carta di chiusura dei cicli. Dovete chiudere con alcuni pensieri. C'è una negatività che non vi aiuta. Re di spade, i pensieri fateli vostri. Il re di spade è razionale, il re di spade programma. Il re di spade fa un piano d'azione. Questo mi serve, questo non mi serve, ok, devo raggiungere i miei obiettivi, entro fine mese devo riuscire a fare questa cosa, posso chiedere a questa persona, chiederò a questa persona. 10 di spade è la massima razionalità. Questo è il consiglio per voi. Andiamo a vedere l'amore? Andiamo a vedere l'amore per il gruppo numero 2? Iniziamo con i single. Chi sono i single i fenicotteri single? Chi sono i fenicotteri single? Allora,
Interessante. Messaggio per i single. Allora, vi faccio vedere queste tre carte. Qui c'è, la carta si chiama in francese, ma è la scelta, no? C'è questa donna che sta pensando e ha un'opzione da una parte e un'opzione dall'altra, no? Ma scelta. Da una parte c'è il passato e c'è questa ragazza che butta la chiave del suo cuore, dall'altra parte abbiamo un sì. Quindi intanto le carte vi stanno dicendo, ok, nel mese di aprile potete scegliere il passato, di solito la sinistra è il passato o sì, vai qualcosa di nuovo, come fa lei. Quindi qui c'è già un messaggio perché è troppo legato al passato. Volete il passato che ritorni il passato o finalmente volete sì, essere felici e volete un qualcosa di nuovo? Secondo messaggio per alcuni di voi, volete rimanere con un piede nel passato, nella delusione, nel dolore, eccetera, eccetera? O yeah, volete sì, oui! Prendiamola internazionale questa carta. O volete un qualcosa di nuovo? Attenzione perché vuol dire che la vostra energia è ambigua. Va definito. Se volete un qualcosa di nuovo, vuol dire che la vostra energia va definita. Intenzioni. Allora, c'è un qualcosa qui, eh? C'è un qualcosa. Intanto nel mese di aprile acquisite anche voi un potere. Quindi andate a definire la vostra energia. I tempi varieranno diciamo, per tutti voi perché abbiamo la clessidra, perché siete in tanti. Però adesso vi faccio vedere le altre carte perché ci sono delle belle carte. Voglio tirare tre carte da qui. Oh, ci piace questo. Allora, dicevamo che sarete messi di fronte a una scelta, no? Passato o presente? O entusiasmo per il momento presente. Questa sarà una scelta importante. Che 10 di spade, l'eremita e la morte. Avere la morte dopo l'eremita significa che uscite da una fase di eremitaggio. Uscite da una fase di eremitaggio, finalmente. Qui c'è il potenziale di incontrare qualcuno, perché abbiamo l'imperatrice. L'imperatrice in questo mazzo è particolarmente incinta, è molto evidente. Qui c'è l'inizio di un qualcosa. E in alcuni casi, per alcuni di voi, abbiamo la carta engagement, che sarebbe come una relazione più impegnata. C'è il potenziale per impegnarsi con qualcuno. Allora, qui ci sono due messaggi, secondo me, perché sento energie diverse. Alcuni di voi incominciano a seminare, si rimettono in gioco ed escono finalmente dall'energia dell'eremita. E quindi incominciate, vi sentite più forti come degli alberi, incominciate ad avere la sensazione che effettivamente c'è amore anche per voi. E in alcuni casi invece ci sarà un qualcosa di interessante qui. C'è il potenziale per innamorarsi, c'è il potenziale per impegnarsi con qualcuno. Con la carta del contratto, eh?
Allora, ve la ridico così, che questo messaggio vi deve entrare veramente in testa. Qui ci sono persone single che hanno veramente il potenziale di far rinascere la loro vita affettiva. Però siete un bivio, hm? Ricordiamoci questa carta della scelta. Ora, adesso che arriva la luna nuova, definite la vostra energia, perché c'è il potenziale di tre di denari, re di denari, di fare accordi, diciamo così, accordi sa di business, però sono carte di business e questo va bene. Ci piace in amore perché dà una certa stabilità. C'è il potenziale per fare accordi con un re di denari e anche se siete uomini, questo re di denari ci piace, che non significa che non parliamo di generi, parliamo di un'energia stabile e affidabile. Cioè, queste sono carte stabili e affidabili. Col contratto c'è il potenziale per fare anche in amore un contratto serio con qualcuno, per impegnarsi seriamente con qualcuno. Mm? Impegnatevi, perché ci avete un potenziale immenso qui. Secondo me questo è un messaggio che ritorna per alcuni di voi. Sono sicura che scegliete sempre letture che vi dicono questo, che avete un potenziale di manifestazione immenso. Del resto è uscita una regina di bastoni. La regina di bastoni è molto creativa, realizza quello che vuole. Intanto uscite dall'eremita, rimettetevi in gioco, uscite da questa energia, uscite. E vedrete che c'è il potenziale di fare un accordo serio con qualcuno. Mi viene da dire, questo è un messaggio un po' strano, mi arriva così canalizzato, approcciatevi nel mese di aprile all'amore come se fosse veramente lavoro. Come se fosse un business, perché sono uscite tutte carte di lavoro. È come se doveste essere molto seri, molto focalizzati sull'obiettivo, è come se doveste avere le idee molto chiare, le intenzioni molto chiare. Fomentatevi da soli per raggiungere l'obiettivo che desiderate in amore. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi sta già in una relazione. Ci sono persone qui che stanno già in una relazione? Daniela mi chiede, ma quello stesso cretino che ritorna, c'è potenziale? Beh, se è un cretino, a noi che ci importa se c'è potenziale? Ti sei risposta da sola, Daniela. Anna Rita, vediamo per chi sta in una relazione. E già abbiamo due arcani maggiori, è importante il mese di aprile per chi sta in una relazione. Allora, la persona con cui state con un giudizio in 10 denari dovrà prendere delle decisioni importanti che possono riguardare voi come coppia o la sua famiglia. Cambierà in base alle situazioni. È in un'energia molto seria. Molto, molto seria. Ciao Melania, ci vediamo presto. C'è la possibilità, e questo lo dico soprattutto alle persone che stanno attraversando una fase difficile con la persona con cui stanno, c'è la possibilità con il matto sopra il 5 di coppe di oggi il mio quinto chakra, di fare tabula rasa, è inutile ostinarsi con la stessa parola quando non esce. Di fare tabula rasa e ricominciare da capo, il matto sopra il 5 di coppe. C'è la possibilità di ricominciare da un dispiacere. Voi siete nell'energia della regina di coppe, quindi vi sentirete per certi versi molto emotivi, molto sensibili nel mese di aprile. Mi viene da dirvi questo, due di bastoni, spostate l'attenzione.
dalla relazione, spostate l'attenzione. Se siete, se state attraversando un momento difficile con l'altra persona, spostate l'attenzione. Mi viene quasi da dirvi emotivamente spostate l'attenzione, che sembra strano, ma è come se doveste investire le vostre emozioni altrove. Se invece non c'è un conflitto tra di voi, non c'è un problema tra di voi e l'altra persona secondo me sarà impegnata nel prendere delle decisioni, quasi mi viene da dire epocali, con un giudizio. Ed è come se voi doveste in qualche modo facilitare la situazione concentrandovi su altro. Infatti, qui abbiamo una scacchiera, c'è uno scacco qui in atto e c'era un 5 di coppe, che è sempre anche questo uno scacco, una carta che ci parla di dispiacere, delusione. E poi abbiamo la carta flessibilità e qui si vede una ballerina, è come se doveste essere flessibili rispetto a uno scacco matto in alcuni casi, è come se doveste essere sportivi. Invece di arrabbiarvi, invece di rimanere troppo tempo in un'energia dispiaciuta, è come se doveste puntare intanto l'attenzione altrove, le vostre emozioni altrove. Perché impuntarsi in questo momento non servirebbe a nulla. Sottolineare sempre quello che funziona nella relazione non servirebbe a nulla nel mese d'aprile. Tanto la persona con cui state sta attraversando un momento di grande risveglio. Quindi è come se dovesse attraversare questo processo in toto. Ma in generale, anche se non ci fossero dei problemi o dei conflitti con l'altra persona, lasciate comunque che la persona con cui state, in un certo senso, faccia, lasciate che i suoi pensieri facciano il suo corso. Ho la sensazione che verso la fine del, per voi, verso la fine del mese sarà il momento migliore per la relazione. Terzo messaggio. Andiamo a vedere per chi si trova in una situazione non chiara o ambigua. C'è qualcuno qui della seconda lettura che si trova in una situazione non chiara o ambigua? Don, eccolo! Abbiamo solo Don per la terza variante in amore qui. Ah, mi sembrava fosse volata una carta. Allora. Ciao Anna Rita, buona Pasqua anche a te. Cosa si intende per una situazione non chiara e ambigua? Magari stai frequentando qualcuno e non sai se questa persona, se è una relazione o meno. Oppure ti piace qualcuno e non sai questa persona se ha lo stesso interesse. Significa che non è definita. Non è una relazione effettiva, magari c'è una frequentazione. Anche Vale abbiamo. Eccola l'ultima. Allora. Dunque, per molti di voi, la persona con cui avete a che fare, oppure sei l'amante, ha detto Vale, sì, in un certo senso sì. Per molti di voi la persona con cui avete a che fare, 10 di bastoni, non se la passa molto bene.
come se fosse molto affaticata questa persona, è come se stesse facendo un po' di fatica in generale, secondo me, nella vita. È saltata fuori una carta che non c'entrava nulla, interessante. In alcuni casi, se avete a che fare con una persona che è già impegnata, 10 di bastoni e 4 di bastoni, questa persona è molto focalizzata, 4 di bastoni, sulla sua relazione. Voi siete un po' sulla difensiva nel mese di aprile, siete nell'energia del 7 di bastoni. Mi viene da dire, visto che qui c'è un uomo che è come se stesse presentando il suo caso di fronte a un pubblico, mi viene da dirvi, se la persona con cui avete a che fare non vi dà le attenzioni che desiderate, non state lì a cercare di convincere questa persona. Non dovete presentare il vostro caso al pubblico. Vostro onore non mi dà le attenzioni che desidero. No, è come se doveste invece 4 di denari e 7 di bastoni, è come se doveste spostare l'attenzione altrove. Non vi fissate, perché questa persona tanto non ce la fa. Potete esprimere un desiderio. Io vorrei questo, io desidererei questo. Ma non ha senso insistere sulle colpe, sui problemi, sugli ostacoli, perché questa persona tanto in questo momento fa una fatica immensa a stare al mondo. Paggio di denari e 9 di coppe. Non cercate di studiare delle strategie per ottenere quello che desiderate, no? Magari potrei fare questo, allora mi darebbe più attenzione, oppure non funzionerebbe in questo momento con questa persona. Non funzionerebbe. Mi viene da dirvi, non vi fissate su questo rapporto se non fluisce come vorreste. Qui abbiamo la carta liberazione, si vede una catena spezzata. Allora, le carte vi dicono questo. Armonia, raggiungimento, e qui si vede un pezzo che viene inserito, un pezzo di un puzzle in un cuore gigante. E poi abbiamo promesse, qui si vede l'anello. Se le promesse non vengono mantenute, le dovete prendere atto. Quindi in alcuni casi, magari questa persona, se voi adottate la giusta, come dire, il giusto atteggiamento, potrebbe in qualche modo raggiungere delle conclusioni diverse a fine mese. Ma se questo non dovesse succedere, è arrivato il momento di liberarsi. Se le promesse non vengono mantenute, è inutile cercare di suonare una sinfonia che non ha armonia, che è stonata. È come se ci fosse la necessità di liberarsi. Questo lo dico soprattutto a chi sta in un triangolo amoroso, a chi sta con una persona che da tempo ha sempre scuse, che da tempo fa fatica, che da tempo non mantiene le promesse. Va bene? E questo era il terzo e ultimo messaggio d'amore per la seconda lettura. Quindi adesso ci spostiamo alla terza lettura. La tartaruga, mi hanno detto la testuggine, giustamente. Chi c'è per la terza lettura? Grazie a tutte le persone che sono rimaste qui. Tutte le persone coraggiose che sono rimaste dall'inizio per questa terza lettura. Ciao Milena,
Allora, io ho bisogno di bere. Eccoli, abbiamo Antonella, abbiamo Lucia, Gabriella, Renata. Mi piace, spuntate fuori così entriamo in un'altra energia, entro nella vostra energia. Utilizziamo un mazzo nuovo per voi che mi piace molto. Barbara, Maria Isabella. Allora, andiamo a vedere, tiriamo subito i tarocchi. Gabriele ci fa compagnia. Andiamo a vedere come sarà il mese di aprile per chi ha scelto la terza lettura. È così nuovo. Peccato che non potete sentire gli odori. È così nuovo che sento proprio come libri nuovi. C'è un odore di carta. Terza lettura, testuggine. Gabriele mi chiede se ho qualche mazzo in stile gotico. Sì, Gabriele, ce ne ho per tutti i gusti. Ogni tanto lo uso, eh. Lo uso soprattutto per vedere le questioni un po' dark, un po' scure, l'aspetto ombra. Ne ho veramente tanti. Chi mi segue dagli inizi sa anche che c'era un periodo che utilizzavo tutti quelli un po' un po' dark. Con ossa, più tutti quelli gotici. Allora, terza lettura, andiamo a vedere cos'è in arrivo per voi. Beh, ottimo. Ci piace questa energia. Cosa c'è qui sotto? Adesso ve le mostro, eh. Non abbiate timore. Il mese di aprile per voi inizia molto velocemente con un 8 di bastoni. È come se qualcuno con una fionda vi lanciasse nel mese di aprile, eh. Verrete catapultati. Catapultati in un mese che è vivace. Intanto mi sa che ci saranno festeggiamenti e celebrazioni importanti nel mese di aprile. Molti di voi parteciperanno con un tre di coppe così centrale, molti di voi parteciperanno a compleanni, festeggiamenti, anniversari. C'è un qualcosa di epocale. Ho la sensazione che alcuni di voi festeggeranno il compleanno e probabilmente lo festeggeranno se ci siete, se c'è questa persona, non so se magari lo guarderà dopo, e magari festeggerete il compleanno dopo non averlo festeggiato per tanto tempo. Jessica mi chiede quanti mazzi ho. Ho perso il conto, ma ho una collezione immensa, secondo me vado verso i 400 mazzi. Però devi considerare che ho tarocchi, carte di Lenormand, Keeper, oracoli. E le colleziono da quando avevo 18 anni, eh. Allora, 8 di bastoni e 3 di coppe. La vita sociale sarà al top per voi nel mese di aprile. E secondo me organizzerete voi delle cose perché abbiamo il carro. È come se aveste voi le redini di alcune di queste celebrazioni, eh? E
mi piace perché avete il desiderio, 5 di denari e luna, di uscire da uno stato delle cose insoddisfacente, per cui entrate in un'energia che è ricca e abbondante, quella dell'imperatrice. In alcuni casi, e qui apro una parentesi, questo potrebbe essere un messaggio solo per alcune persone, riceverete un messaggio, 8 di bastoni, imperatrice, importante da una donna, potrebbe essere anche la madre, per alcuni di voi. Come se riceveste un messaggio importante da qualcuno. Un messaggio che vi rimette in gioco. Quello che mi piace è che il mese di aprile veramente si conclude con il carro, è come se foste determinati, siete tanto determinati, avete voglia di stare con gli altri, avete voglia di socializzare, avete voglia di condividere, avete voglia di fare progetti con gli altri. Sarà un matrimonio importante nel mese di aprile, non deve essere il vostro, però in alcuni casi magari alcuni di voi si sposeranno. Abbiamo notizie di un'unione, quindi la celebrazione potrebbe essere anche relativa a questo matrimonio e questa celebrazione è importante. Quindi se venite, se siete invitati a un matrimonio, se dovete andare a un matrimonio nel mese di aprile, andateci perché c'è qualcosa di importante per voi qui. C'è secondo me un evento nel mese di aprile che può fare la differenza. Può fare la differenza nella vostra vita. Sì. È uscito lo Ierofante, stavo adesso chiedendo perché può fare la differenza, è uscito lo Ierofante. Ci sarà un evento che sarà importante. Celebrerete un qualcosa che vi darà è come se vi portasse ad avere un altro atteggiamento. Guardate qui, diavolo e regina di spade, guardate questa regina di spade. È come se non avesse paura del diavolo, è come se fosse pronta ad affrontare il diavolo, non ha nulla da temere. È come se questo evento vi portasse chiarezza, vi desse forza e determinazione. Mi raccomando, assecondate gli inviti e gli eventi del mese di aprile. E in alcuni casi, questo è un messaggio per pochissime persone, se venite invitati a un evento e diciamo inizialmente qui esce dalla carta dispiacere, no? Si vede questo cuore schiacciato dallo schiaccianoci. Se inizialmente magari avete una reazione di resistenza, come per dire, caspita, questo è quello che vorrei io, no? O perché a me non succedono mai queste cose? Mi viene da dirvi, celebrate questo evento, usatelo a vostro vantaggio. Non fatevi boicottare dai vostri pensieri. Perché da questo evento nella vostra testa nascerà un confronto, ma il confronto non è necessario. Ok.
la sensazione che vi devo dare un ultimissimo messaggio su, in generale, sull'energia generale, poi andiamo a vedere il lavoro. Concentratevi sugli inviti che vi arrivano, non sulle notizie di altre persone. Di nuovo, ritorna questo messaggio. Questo è importante, si vede che per qualcuno di voi è importante. Perché avete il potenziale qui, re di bastoni e 10 denari. Avete il potenziale di essere i re di bastoni, come se aveste il potenziale di essere dei re, di essere invitati a degli eventi e di essere dei re. A questi eventi, quindi non concentratevi sugli eventi a cui non venite invitati o non concentratevi su eventi che riguardano altre persone del vostro passato, perché c'è un qualcosa di veramente buono in quello che è in arrivo. Lavorate su quello che avete, non su quello che non avete, perché per voi il mese di aprile sarà un mese molto sociale. Andiamo a vedere il lavoro. Andiamo a vedere il lavoro. Il lavoro per la terza. Tra l'altro, adesso stavo guardando l'animale che avete scelto. Che in fondo è un animale considerato lento per certi versi, no? Però questa è una testuggine, quando sta in acqua fluisce con semplicità, no? Si muove con semplicità, nuota con semplicità e velocità. È come se doveste, sì, è come se doveste nuotare nell'acqua, no? Non preoccupatevi di altro. Allora, lavoro e finanze per il gruppo numero 3. E riesce l'imperatrice. Forte questa imperatrice in questa lettura. Allora, qui ci sono diversi messaggi sul lavoro. Il primo riguarda chi è molto solo sul lavoro. Chi è nell'energia dell'eremita, chi magari porta avanti, chi è un lavoratore indipendente, chi porta avanti i progetti da solo, chi magari ha un ruolo che lo rende molto solo sul lavoro. Questo secondo me è più un consiglio, è come se le carte vi dicessero di uscire un po' da questa energia dell'eremita. 10 di spade. Un po' vi sta stretto questo vestito dell'eremita, dovete entrare in un'energia che è più generosa e abbondante, quindi quasi un consiglio. Mi viene da dirvi questo, sul lavoro, dove possibile, quando possibile, coinvolgete gli altri, come se doveste essere generosi, l'imperatrice è un'energia molto generosa, no? È come se doveste, sì, coinvolgere gli altri, lavorare con gli altri. Nel frattempo, mentre io sto facendo la lettura, Nadia e Luigi si sposano, vedo qui. Abbiamo seguito i commenti di Nadia e Luigi per 3 dirette. Mi fate ridere. Tre carte sul lavoro da questo mazzo.
che ammazzo solo per il lavoro e le finanze. Allora, interessante perché è uscita l'imperatrice, è uscita una carta che parla di carità, è uscita la carta Gaia che parla di madre terra. Le attività... questo potrebbe essere un messaggio solo per alcune persone. Le attività... chi lavora in attività di volontariato, chi lavora per progetti che riguardano, mi viene da dire, la terra, l'agricoltura... prodotti bio, l'ecologia, il riciclaggio, sono favoriti. Perché l'imperatrice è un'energia che può rappresentare anche il cibo, è un'energia che può rappresentare la ricchezza, l'abbondanza, che può rappresentare la terra, quindi, ma può rappresentare anche la generosità. Quindi tutte le attività, diciamo, in questi campi nel mese di aprile sono favorite. Ed è come se doveste, in un certo senso, uscire dall'energia dell'eremita, che è un'energia un po' introversa. E siccome corrisponde all'energia della Vergine, è un'energia di conservazione, è come se invece doveste entrare ora in un'energia che è più generosa e abbondante sul lavoro. Quindi ci sta anche investire in cose diverse, in attività diverse. È importante coinvolgere altre persone. 10 di spade. Dovete lasciare professionalmente un vecchio vestito. Qualcosa vi sta stretto, non fa più per voi. I social media dovete usarli di più. Questo soprattutto per chi lavora, diciamo, indipendentemente. Per quanto riguarda le finanze, con la temperanza e il 2 di spade, questo lo dico a chi ha problemi economici, c'è la possibilità di riportare le finanze in equilibrio entro la fine del mese. Se siete altalenanti economicamente, con un 9 di coppe come carta finale, c'è qui la possibilità di rimettere le finanze in ordine, ma direi anche che c'è la possibilità, secondo me, di togliersi degli sfizi a fine mese. Questo lo dico con un 9 di coppe, che è la carta dei desideri, per chi magari sogna di raggiungere determinate cifre o chi magari sogna di comprarsi un qualcosa. Con il 9 di coppe c'è la possibilità di... sì, di esaudire questi desideri. Sotto il mazzo abbiamo il 2 di bastoni. Avevo questa sensazione di dover guardare. Secondo me guarderete altrove, sia professionalmente che economicamente. C'è veramente il bisogno di espandersi. Perché questa energia dell'eremita non vi basta più, non vi basta più, vi limita. Vi è servita per un po', ma vi limita. Qui c'è il bisogno anche di connettersi con nuove persone professionalmente, c'è la possibilità di andare lontano, di investire in altre città, di investire in altri paesi. O anche semplicemente coi media, il 2 di bastoni, di utilizzare meglio i social media. Quindi andare lontano nel senso proprio online, andare lontano. E visto che è uscita la carta dei media, cioè si può uscire da un isolamento professionale utilizzando i media. Questo è un messaggio importante. Andiamo adesso a vedere l'amore. Chi c'è per la prima, per i single? Siamo, no, terza lettura, variante single. Terza lettura, siamo sempre nella terza lettura. Andiamo a vedere i single. Scrivetemi un po' chi c'è qui tra i single. Viviana, eccola, Silvia, eccola, Luigi, eccolo, Margot, oh, Stella, dai,
commentate. Dolores è una single felice, noi siamo felici per Dolores. Allora, vediamo cosa avete bisogno di sapere voi single. Caspita, carte importanti. Prima di dirvi quello che è uscito, fatemi tirare anche i tarocchi. Gabriele dice abbonato anni di eremitaggio. Basta, basta il vestito dell'eremita, Gabriele, non ti sta più bene. Fai tu all'imperatrice. Abbondanza e ricchezza da condividere. Single. Ottimo. Qui mi sa che ci sono diversi, diversi messaggi. Ritorna questa cosa dell'eremita anche per i single. Eh? Fatemi tirare altre tre carte da qui. Ho la sensazione che devo tirare un sacco di carte per voi. Maria è single da 15 anni. Beh, adesso basta, Maria. Adesso questa cosa la cambiamo, no? Oh, questo ci piace molto. Allora, un primo messaggio solo per alcuni di voi. Io ho sempre paura a dare questi messaggi. Solo per alcuni di voi. Ho tirato tante carte, ci sono diversi messaggi. C'è aria di riconciliazione per alcuni di voi, eh? Ma io la sento come un'energia vicina, quindi non mi tirate fuori un ex di 15 anni fa. Stiamo parlando di un ex vicino e questo è un messaggio solo per alcuni di voi. Riconciliazione e poi qui abbiamo il contratto, è come se ci fosse, e coppie, è come se ci fosse la possibilità di ritrovare un'armonia, ritrovare un equilibrio con qualcuno. E ci si libera, liberazione di vecchi schemi. Questo è solo un messaggio per alcuni, ma non finisce qui, non scappate. Non gridate, no, io l'ex non lo voglio. Questo è un messaggio solo per alcune persone. Detto questo, quindi c'è qui la possibilità per alcuni di voi di una riconciliazione con successo, di una riconciliazione vera, seria. Cos'è che ci piace? Intanto qui abbiamo la carta schemi ripetitivi, no? Qui si vede questa ragazza e qui ci sono diversi uomini allineati. Non è lo stesso uomo qui, sono diversi uomini, ma sono molto simili. È come se questa donna si liberasse, pausa, di schemi ripetitivi. C'è la possibilità di liberarsi nel mese di aprile di schemi ripetitivi e c'è la possibilità col flirt di flirtare con qualcuno di nuovo. Questo è l'altro messaggio. E questo ce lo dicono anche i tarocchi. Due di spade, potete uscire da una zona grigia e ambigua. Se vi sentite impantanati per quanto riguarda le relazioni, finalmente la temperanza va a guarire questo, questo pantano. Stavo dicendo tampano. Finalmente la temperanza va a guarire questo pantano. E uscite da uno stato di eremitaggio. Maria, questo messaggio è per te, eh? Si esce dall'eremita. Asso di spade. Come fate a guarire questo stato delle cose stantio? Asso di spade. La chiave del successo è nel pensiero. Lavorate con le affermazioni. Perché abbiamo asso di spade, se lavorate sul vostro pensiero, sui vostri pensieri
restrittivi, limitanti. 10 denari ierofante potete raggiungere una realtà affettiva più che soddisfacente. C'è la possibilità di flirtare con qualcuno nel mese di aprile, quindi usciamo da questa energia dell'eremita. Temperanza, andiamo a guarire i pensieri. Se non ci riuscite da soli, chiedete aiuto a qualcuno. Ma andiamo a guarire il pensiero, asso di spade. Se lavorate sul vostro pensiero, c'è il potenziale immenso di incontrare qualcuno, di flirtare con qualcuno di nuovo, di uscire da degli schemi ripetitivi. Lo schema ripetitivo può essere il fatto che uno sceglie sempre le stesse persone, o magari anche il fatto di essere isolati così a lungo, no? Può diventare uno schema ripetitivo. C'è il potenziale per liberarsi di uno schema ripetitivo nel mese di aprile. Mi raccomando, asso di spade, lavorate sui vostri pensieri, lavorateci con qualcuno. Lo ierofante, messaggio canalizzato e intuitivo, lo ierofante a volte è il mediatore. Il Papa chi è? Il mediatore tra cielo e terra. Visto che abbiamo un asso di spade, potrebbe essere anche lo psicoterapeuta, che vi aiuta a risettare il vostro pensiero, o comunque potrebbe essere una guida di qualche tipo che vi aiuta a risettare il vostro pensiero. Messaggio per chi sta in coppia. Chi c'è in coppia? C'è qualcuno qui che è in coppia? Ci sono persone in coppia? Per chi è in coppia, andiamo a vedere il messaggio per chi è già in una relazione. Maria Teresa, eccoti. Ines, sì, siamo in diretta. Benvenuta. Messaggio per chi sta in coppia. Rodolfo. Non si sente da una settimana con l'altra persona. Ok. Allora, devo tirare delle carte anche da qui. Energia è buona per chi sta in coppia, è molto buona. C'è un'energia con un 6 di coppe centrale di déjà vu. È come se... Come posso spiegare questa cosa? È come se ci fosse un'energia... Come se vi riviveste dei momenti che avete già vissuto con questa persona. Quindi magari, non lo so, si rifà negli stessi luoghi, i luoghi in cui siete già stati, si rifanno delle cose che avete già fatto insieme. C'è anche la possibilità di 6 di coppe, di una riappacificazione. Oggi faccio fatica con le parole, inciampo sulle parole. 6 di coppe, qui si vede questo bambino che offre una coppa con due margherite. Sì, margherite. Margherite a questa bambina e il mio occhio continua ad andare qui. Come se venisse offerto un regalo, un qualcosa, delle scuse. L'altra persona, nonostante sia nell'energia del re di bastoni, quindi è una persona libera, indipendente, che ha un suo charme, che ha tutta una sua modalità particolare, e magari la persona con cui state è anche un po' un leader di natura,
In realtà con lo ierofante è impegnata, c'è nella relazione. Nonostante sia un'energia molto libera, molto... mi viene da dire, non so perché, solitaria e indipendente, in realtà con lo ierofante si impegna nella relazione. Quindi qualunque sia la vostra, le vostre preoccupazioni nel mese di aprile rispetto alla relazione, lo dico perché abbiamo un 8 di spade, qui si vede una donna bloccata, in realtà 10 di denari, la vostra realtà affettiva ha un suo perché, no? Si possono raggiungere degli obiettivi nel mese di aprile, 10 di coppe, anche emotivamente ci si può sentire a casa. Quindi l'energia è molto bella per chi sta in una relazione. Vi do un ultimo messaggio. Allora, se state attraversando un momento di crisi, la carta dice proprio crisi. 41, non so perché lo devo dire, 41 è il numero della carta. 35 tenerezza, ci sarà un riavvicinamento e una riconciliazione. Questo è un messaggio per alcuni di voi. Ecco perché avevo visto anche delle scuse nel 6 di coppe. Quindi c'è il potenziale per riconciliarsi. Del resto ci sono delle belle carte, con un 10 di denari e un 10 di coppe, questa è una relazione che ha dell'ottimo potenziale. Direi che è una relazione più che vincente, quindi anche se ci fossero dei momenti, se ci fosse maretta tra di voi, non me ne preoccuperei. Maria Teresa, lo puoi superare questo momento di crisi perché i presupposti sono buoni, con un 10 di coppe è difficile domare un re di bastoni, una persona che sta nell'energia del re di bastoni, però mi piace che c'è lo ierofante, quindi questa persona sa quando rientrare, questa persona sa quando essere seria, sa quando impegnarsi, nonostante sia in un'energia estremamente libera. Andiamo adesso a vedere l'ultimo messaggio per chi si trova in una situazione non chiara. Ci sono persone qui pronte a ricevere l'ultimo messaggio? Se ci siete, commentate. Se ci siete, commentate. Chi sono le persone della terza lettura pronte per il terzo messaggio? Allora, andiamo a vedere un messaggio per chi si trova in una situazione ambigua o clandestina. Allora, con un 6 di spade centrale, ecco l'Antonella. Se, con un 6 di spade centrale sicuramente vi spostate da una riva del fiume all'altra nel mese di aprile. Asso di spade, c'è la possibilità di chiarirsi con l'altra persona. L'altra persona avrà, con lo ierofante, il giudizio è come se avesse un po' un'illuminazione rispetto a questa relazione. Si aprirà rispetto a questa relazione. Parlerà, comunicherà, dirà il suo punto di vista. Non lo sento per tutti in questo messaggio, ma per alcuni questa persona si impegnerà. Per altri vedo semplicemente che si impegnerà a chiarire, che si impegnerà ad aprirsi. Ma in alcuni casi si impegnerà questa persona con uno ierofante. Un
po' vince la vostra pazienza, la temperanza, e vince anche la vostra centratura, la vostra forza d'animo. Il sole, ne uscite bene, comunque vada, ne uscite bene. Nel mese di aprile ne uscite vittoriosi. Sono tutte carte asso di spade col sole, poi è come se ci fosse una chiarezza, si definisce la relazione, uscite dalle ambiguità. Si definisce la relazione in meglio. Ora, in alcuni casi in meglio non significa che rimaniate con questa persona, ma si va comunque a chiarire nel modo migliore per tutti. Uscite da un terreno di ambiguità. Andate a guarire un qualcosa. E ci piace questo. Un'altra carta, per favore, una terza carta. Vogliamo una terza carta, per favore. Decisamente, uscite dalla crisi, uscite da questo stato. Continua a guardare quest'uomo che si tiene la testa tra le mani. E tutto questo grigiore, uscite da questo grigiore, uscite da questo momento di crisi. Ed è come, allora, in alcuni casi obiettivamente l'altra persona si impegnerà, quindi in molti casi si impegnerà l'altra persona, perché qui abbiamo Cupido, è come se scoccasse la freccia, no? E abbiamo fedeltà e leggerezza, quindi è come se questo rapporto andasse su un terreno più leggero. In altri casi semplicemente è come se si facesse fede, in un certo senso, ha un bisogno di leggerezza, quindi è come se in ogni caso raggiungeste una leggerezza. Ho la sensazione che devo tirare un'ultima carta per voi. È uscita la regina di bastoni, interessante, col 10 di denari. È strana, un'energia così libera col 10 di denari. È possibile, secondo me, trovare un accordo con questa persona, con la persona con cui avete a che fare. È possibile, per quanto sia una persona con la regina di bastoni, questa potrebbe essere anche la vostra energia. Non riesco a dire con certezza se questa regina di bastoni sia la vostra energia o l'energia dell'altra persona, ma è come se ci fosse qui la possibilità di fare un accordo anche con una persona molto libera e indipendente. E direi che questo è tutto. Questo era l'ultimo messaggio d'amore per la terza lettura, per chi aveva scelto la testuggine. Questa è quindi la lettura, il messaggio per chi ha un rapporto, diciamo, ambiguo con qualcuno. E si conclude così oggi, si concludono così oggi queste lunghe previsioni per il mese di aprile. Io spero che voi siate contenti delle vostre letture. Vi ringrazio per la vostra presenza, vi ringrazio per il vostro sostegno, vi ringrazio per tutte le persone che ringrazio tutte le persone che ritornano, che sono qui dall'inizio alla fine. Ringrazio voi per i vostri bellissimi commenti. A chi festeggia la Pasqua, chiaramente auguro una splendida Pasqua. Noi ci vediamo probabilmente la prossima settimana, vediamo, ve lo farò sapere comunque nella community. Ma intanto godetevi questo weekend. Spero che le letture vi siano state utili. Grazie, grazie a tutti e buon proseguimento.